Ciao ragazzi, ragazze, come promesso avevo detto che c'è la luce e posso fare l'inizio del vlog, cosa faccio la mattina. Stamattina mi sono svegliata, già avevo iniziato, ho pensato nuovo a fare vlog. Sono svegliata alle 5:58, ho iniziato a fare allenamento e adesso sto camminando. Una volta vado forte, una volta vado piano perché è programmata per 60 minuti e questo lo faccio tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni. L'ho appoggiato sopra a Tapirulan, ma questo qui a vedana che ci cammino, perché così vedete cosa faccio dalla mattina proprio. Non c'avevo luce quell'altro vlog e adesso l'ho messa, vabbè da ieri che l'ho messa, però i vlog uscirà dopo 2 giorni che ho messo la lampadina, perché oggi non posso farlo uscire perché fra un'ora dovrò fare la doccia e tutto quanto. Va bene, oggi speriamo, ma non lo so che tempo fa perché è notte ancora e perciò non so che tempo fa, speriamo che fa un bel tempo per fare un vlog. E io faccio sempre le solite cose, però lo faccio per le persone che gli piace a stare con me tutta la giornata. A me mi fa molto piacere fare questi video per voi di tutta la giornata perché siamo insieme. Io sono nata proprio come una vlog all'inizio, mi sa, per un anno l'ho fatta vlog solo, perché io in realtà ho aperto il 2016 del 1° agosto, però dopo, come ho detto sempre, me l'hanno bloccato, dopo 6 mesi me l'hanno bloccato, poi ho fatto quella grande stupidaggine che ho scongiurato 300-400 video, boh, l'ho fatti tanti perché prima io facevo 2 video al giorno all'inizio, 2 al giorno. Facevo il vlog durante tutta la giornata e facevo pure piccoli video divertenti, ecco, mo sta andando più veloce, piccoli video divertenti e perciò ne facevo due. E allora niente, il trucco non lo facevo perché l'avevo fatto una volta, c'era una polemica enorme, certo io all'inizio non ero abituata alle critiche e allora non l'avevo fatto più. E c'avevo i capelli rossi, vi ricordo, perché voi non li vedete nei video perché io l'ho scancellati. Li vedete dal 3 marzo 2017. Vabbè, zompano 6 mesi, 6 mesi di meno di video, perché era stato chiuso per 6 mesi, mi sa. Io l'ho aperto a agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre e gennaio. A Carnevale, gennaio, febbraio, non mi ricordo. Gennaio mi sembrava chiuso. A Carnevale perché ho fatto tre copyright e allora mi hanno chiuso il canale, io pensavo che era chiuso per sempre. Certi iscritti mi hanno detto non riesco a cancellare. Mi ha detto perché le schiaccellate i video che
sono persone che ti guardano pure i video pure se adesso è bloccato. Però siccome io era poco tempo che stavo su YouTube, non sapevo che dopo un mese, due mesi mi avrebbero riaperto questo canale, che YouTube mi diceva di tornare qua. E allora l'ho scancellato, però ho cercato da farli il più possibile per recuperare tutti i video che c'avevo, però dopo ho fatto vabbè, lasciamo perdere e adesso dopo ho iniziato a fare un video, mi sa, è un anno che faccio sempre un video al giorno. E stupidaggine che faccio di tanto, perché io le faccio di tanto qualche stupidaggine, e vabbè, e adesso niente, sto a fare allenamento con questa pedana e basta, sto camminando. Adesso sto andando a 5, senza che la faccio vedere perché la faccio vedere su Instagram, e sto camminando e basta. E adesso cosa vi posso dire? Niente, sto in cameretta, la cameretta di un certe figlie, di una figlia. Sto qua, come vi posso far vedere, sto camminando. E adesso vi posso lasciare perché tanto ci vediamo dopo. Fra 38 minuti finisco. Ciao, a dopo. Vedete, 29 minuti e 45. Scusate del movimento, però sto camminando 1,8 km e 68 calorie fino adesso. Mancano 29 e 28, 69 calorie. E ora vi faccio vedere quando sta per finire, quando manca un minuto vi faccio vedere. Ciao, a dopo. Adesso ho finito l'allenamento e mi faccio la doccia e ci vediamo dopo. Ciao. Ho fatto pure una live ieri, sarebbe, ma vedo se riesco a fare pure un video oggi. Ciao ragazzi, ragazze, mo mi sono fatta la doccia, mi sono vestita e mi sono messo il mio giocchettino, perché io c'ho callo ancora e se c'ho callo non lo levo. Ieri come sempre portavo birillo in giro pure qua, tutti con giacchette, 26 gradi stavamo ieri pomeriggio, tutti con giacchetto, con maglioni di lana, sto madonna, mi fanno venire, lui stava a maniche corte. Non lo so io la fanno venire. Io stavo a maniche corte ieri pomeriggio, pure mo con maniche corte, è quella dell'estate, porto giusto giacchetto questo qui, un po' coperta così, ma io c'ho callo. Va bene, adesso vi posso lasciare perché devo guidare. Ciao, a dopo. Ragazzi, ragazze, siamo arrivati a Civita Castellana. Va bene, se non sia così, va bene, ma vi faccio vedere. Se lo sto vestito così. Stiamo andando, Burino e Rachele saranno qua davanti come sempre e io sto registrando. Stiamo andando qua, stiamo a metterci i giacchettini, però non è fa freddo perché io già freddo, infatti mi sono messo questo giacchettino, se c'è caldo me lo levo. Va bene. Oggi stanno appurando lo strato, come oggi, come sempre,
penso che oggi pomeriggio, se non piove, porta spasso un biglietto. Io dovrò comprare un giacchettino, quello per la pioggia, perché che poi se gli tengo sempre il pelo corto, che glielo taglio, devo comprare pure il giacchetto, perché sennò fa freddo di vero, portarlo a spasso. Prima quando abitavo qua a Civita, c'aveva il giacchettino, due giacchettini, c'aveva uno di pelle e un altro era, penso che era pure un po' per la pioggia, boh. E però c'era rotto, mi sono buttato. Vediamo che tempo farà. Adesso giro la fotocamera così vedete dove vado. Vado sempre al stesso posto. E ciao, dopo. Forse vado un giro con Rachel, mo vediamo, mentre si fa colazione con Nino, boh, non lo so. Vediamo. Ciao! Ho girato la fotocamera. Che bagnato, che sta pure attento, che se lo caschi. Va bene. Sto storia perché mi sveglio prestissimo la mattina per fare il mio allenamento. Oggi ho fatto pure il vlog, non lo so se riesco a fare altro video. E cosa faccio il vlog? E vabbè. Va bene, adesso siamo in piazza. E niente, c'è la fontana, oggi c'è sta bella, c'è nuvole sopra, tutte nuvole, andiamo bene, che non piove, vabbè, stiamo andando verso Guerrino. Ciao cornetto, Adila, sei cornetto Adila. Ciao sorella, mi fa il cappuccino e ciao! Non ho fa passeggiare con Rachel, ciao! La schiuma! È un po' alterata, passione! Beato lui! Ragazzi, ragazzi, come sto andando a spasso! Oh, la coda bionda di Rachel! Che c'è una coda bionda! Sì! La coda bionda! Che si muove quella col mio fiocco fosforescente giallo, ladra. Pure io ce l'ho, non lo so se c'ho fosforescente, beh, ce l'ho fosforescente, la che? Leva mano, sì. I fiocchi strani mi piacciono. Va bene. Adesso registro Rachele. Rachele, la registriamo da dietro. La sua coda, poi vi faccio vedere. Poi ci vediamo dopo. Coda bionda! Se sono i veri capelli, non è quelle code che le metti. Ecco, so. Guerrino ha fatto colazione, vabbè. Io ho bevuto il caffè d'orzo e mo a casa. Mi faccio il cappuccino d'orzo con latte di soia. Fate, andiamo a casa, no, veri? E mo ci vediamo a casa e facciamo la colazione insieme. Ciao! Sono arrivata a casa e mi bevo il cappuccino. Ciao, a dopo! Il pranzo non c'è perché siccome ho fatto colazione troppo tardi e non c'ho fame e perciò non mangio oggi a pranzo, ma vado a letto, mi vado a riposare e come sempre ci vediamo dopo quando piazzo che facciamo l'allenamento insieme. Ciao, ecco, buon pomeriggio e come sempre
faccio la mia petala. Proviamo come verrà qua. Metto questo, slegamolo perché si è legato. Quando lo metto lì si lega sempre. Vediamo. Vediamo se ha sentito il mio video. Vabbè, boh, prepariamo i minuti e poi ci vediamo dopo. E poi metto i minuti. E voilà. Ciao a dopo. Ciao. Oggi non ho fatto il posto, però sto camminando uguale. Mancano ancora 20 minuti e 27. Ho fatto 2 km 4 e ho consumato 93 calorie. Amen, quando finisco ve lo dico, show belli. Ragazzi, ragazzi, adesso c'è Berillo dietro. Adesso stiamo andando a Civita e andiamo a camminare. Vi faccio vedere un po' di registrazione che lui sta camminando e poi basta, perché tanto ve la faccio vedere sempre. Io c'ho caldo, mamma mia. Qui c'è certa gente che porta le felpe, le tute, i giacchetti d'inverno. Io c'ho caldo. Forse è perché faccio ginnastica, allenamenti, roba così. Sto diventando un po' bisogno di dimagrire un altro pochetto. Ma è strano perché io mi dimagrivo pochissimo, non so come mai, stavolta sono buttata via chili così di botto, tanto, forse perché mangiavo il glutine l'altra volta e mi dimagrivo di meno. Mi sta iniziando a sentire meglio, però quando vedo, guardo lo specchio, guarda, vedo, vi dico la verità, mamma mia. Faccio Dio, quando sono secciola, io a 15 anni pesavo 40 kg. Ero super super secca e perciò vedermi così. Ah, poi a me mi piace muovermi, a fare ginnastica, a muovermi. Io non sono una persona tanto che mi piace la pasta. Più mi piace la pizza. La pizza sì. Mi piace tantissimo la pizza. Poi mi piace tanto la frutta. Tanto tanto la frutta. Ci vado matta proprio per la frutta. Mamma mia. E perciò poi mo, visto che non mi fa male lo stomaco mangiando queste cose qui, come ci ho fatto il video ieri, continuerò a mangiare sempre così perché io non mi fa male e poi a me mi piace essere secca. Poi c'ho tanti panni per dimagrirmi, c'ho un sacco di panni per fare il coso. Vestirmi, va bene, ciao, a dopo. Ecco, sono arrivato a Civita Casolana, adesso vi faccio vedere un pezzetto di Berillo e poi ci vediamo dopo. Tanto sempre le stesse cose vi faccio vedere, perciò vi faccio vedere un pezzetto di Berillo, che dopo devo pulire la cacca e il macello. Eccolo Berillo. Ah, ciao, aspetta, che lui fa come gli pare. Devo tenerlo sempre sotto controllo perché se no sullo scalino Berillo, sullo scalino. Bravo, bravo Berillo. Lui a me mi obbedisce. Qua giù andiamo, guarda Berillo, qua giù. Qua, bravo. Ci vediamo dopo, ciao. Balla. Ragazzi, ragazze, adesso è ora di cena. Ho incontrato una persona che mi segue. Ciao, sono stata super felice. E quando mi incontri, vieni tu, perché dopo io mi scordo le persone.
e venite a salutarmi, tutti quelli che non mi hanno mai salutato e mi vedono, e voi che mi avete salutato, ritornate se mi incontrate, perché io non, dopo me lo scordo le persone. Va bene, adesso è ora di cena e niente, adesso vi faccio vedere cosa mangio. Questo è 50 grammi di prosciutto e questo è il pane senza glutine. E vabbè, si spezza tutto, casino, sto pane, vabbè. Questo è pane senza glutine, che a me non mi fa male. E non è buono come quello che mangio, però non mangio uguale, ti ci abitui. Buona cena e ciao, a dopo. Ragazzi, ragazze, abbiamo finito pure da cenare, che capite? Va bene, vi saluto a tutti perché è finito pure questo video e grazie alle persone che mi fermano, spero che mi fermate sempre di più perché io mi piace parlare con voi e conoscere le persone che mi seguono. Io adesso vi lascio e mettetevi tanti like se vi è piaciuto questo video. Iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto e cliccate la campanellina. E adesso vi saluto. Ciao, al prossimo video. Ciao.